Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi posso portare la prova e le mie considerazioni riguardante lui, Autel Evo Light Plus. Questo drone che mi è stato gentilmente prestato per fare appunto le mie prove da Nicola del canale YouTube And on the Road, che vi invito a seguire perché è un canale YouTube serissimo dove ci sono un sacco di comparazioni fra tutti i droni, poi anche di altissimo livello, lì li trovate tutti e in più comparazioni veramente veramente oneste. Adesso faremo il volo con lui in una location spettacolare perché per rendere e valorizzare la sua fotocamera davvero importante col sensore da un pollice, perché la versione Plus, come sapete, ha il sensore da un pollice, l'ho portato in una location strepitosa, dove ovviamente dovrà dare il meglio di sé sia dal punto di vista della fotocamera che del volo, perché siamo a 1400 metri, quindi si parte da una bella altezza e in più fa anche molto freddo. Già qua a 1400 metri ci sono 3 gradi, quindi la temperatura è molto bassa e c'è un sole incredibile, quindi la fotocamera sarà tutta messa in automatico, quindi vedremo la gestione della luce di questa fotocamera appunto ad alta quota con un sole pazzesco. E poi la prova la faremo senza filtri ND, perché ci tengo a farvi vedere come lui gestisce la luce in maniera naturale, senza, diciamo, intervenire con accessori esterni. Anche se i filtri ND si usano sempre e tantissimo, però ci tenevo a farvi vedere come gestisce lui la luce in maniera naturale. Quindi ragazzi, adesso decolliamo con lui in questa location strepitosa, mozzafiato dal punto di vista spettacolare. Però guardate tutto il video, perché solo alla fine tireremo le conclusioni su quello che penso e quello che ritengo buono e non buono di un drone che sicuramente è interessante, ma che ha tanto tanto da dimostrare, che attualmente secondo me pecca in tantissime mancanze e in altri aspetti, ma tutto questo ve lo dico alla fine del cinematic video. Quindi adesso ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo con Autel Evo Light Plus. Andiamo!
Allora, adesso ragazzi vi dico le mie considerazioni su questo drone. Il drone vola bene, è un prodotto che vola molto simile a DJI, però è un drone che non riesco a capire, nel senso che a livello di peso, di ingombro, di trasportabilità è come un Mavic 3, però ha le caratteristiche dal punto di vista dei sensori, dal punto di vista della videocamera, molto simili a un Air 2S. Infatti nel trasporto è molto più ingombrante, nel senso che nello spazio in cui io metto l'Air 2S e il controller, con lui occupo uno spazio per il drone e uno spazio per il controller. Quindi ho due spazi occupati, quando con l'Air 2S ho uno spazio solo. Quindi capite che già lì ho guadagnato spazio. È un drone che ha le caratteristiche praticamente uguali. Di buono ho trovato la batteria, che è sicuramente tanta roba, molto meglio di Air 2S da quel punto di vista, come durata ovviamente, qua molti minuti in più. E la fotocamera, secondo me, se la gioca più o meno alla pari. Non ho notato, per diciamo la mia opinione personale, grosse differenze, a parte il fatto che qua non abbiamo il profilo log, poi gli mancano pure i 10 bit, quindi veramente è un drone molto incompleto anche da questo punto di vista, anche se la fotocamera, avete visto, in automatico 4K funziona benissimo. Secondo me la gestione della luce buonissima, tutto in automatico, il video che avete visto tutto in automatico, ovviamente non call correction, niente, così come è stato fatto. Poi il drone come comportamento, allora, come vi ho detto, come comportamento in volo molto simile a DJI, anche se DJI qualcosina in più, nel senso che con Air 2S riesco a fare i point of interest, quindi girare intorno a dei punti di interesse, fare dei mezzi cerchi, ovviamente sto parlando in manuale, con più semplicità. Con lui è un attimo, diciamo, che lo stick si sposti di poco e aumenti la velocità e crea il video in maniera non fluida dal punto di vista del movimento. Con Air 2S viene tutto molto più semplice, naturale, più preciso, più lineare nel comportamento. Lui invece no, è molto più, diciamo, sensibile al movimento dello stick, anche veramente di poco. Questo sto parlando se lo si usa in modalità standard come Air 2S. Se lo si mette in modalità smooth, quindi quella molto lenta, la cosa migliora, però capite che è molto molto lenta. In una location come questa, dove le zone sono molto ampie, muoversi in smooth è praticamente essere fermi, non adatto a quello che sono le mie caratteristiche di guida e di sensibilità del pollice. DJI è meglio in questo. E poi un discorso che assolutamente va fatto è che attualmente è molto molto incompleto. E cosa vuol dire incompleto? Che per un drone che costa 1300-1400 euro, adesso non so bene, perché comunque, come vi ho detto, me l'ha mandato Nicola di Enon de Road, quindi il prezzo preciso di quanto l'abbia pagato non lo so, probabilmente magari anche di più, adesso sto dicendo prezzi a caso, lui ha troppe cose che gli mancano. Allora, abbiamo detto che non ha il profilo log, non ha i 10 bit, non abbiamo le foto in 4/3, quindi un'altra cosa che secondo me un drone deve avere. Non abbiamo l'active track, una cosa che un drone di questo tipo non può uscire senza averlo, secondo me. È una cosa che non concepisco, ma come non l'ho concepita con il Mavic 3 di DJI, è stessa identica cosa, non perché questa è out. Anche i sensori anticollisione funzionano bene, sì, però non aggirano l'ostacolo. Quindi abbiamo un drone che attualmente non aggira gli ostacoli. Capite che sono tutte cose che, anche perché io mi sono comprato Air 2S e questo me l'ha prestato Nicola, quindi io non devo dire quello che mi fa comodo, dico quello che penso realmente, ma per quello che è le mie sensazioni, poi magari lo provo un altro e dà altre sensazioni, però sul fatto che sia incompleto, quello non è un'opinione, ma è un dato di fatto. Per un drone che costa così tanto non può uscire incompleto, e ripeto, stessa cosa valeva per il Mavic 3, un drone che costava ancora più di questo, è uscito molto incompleto. Ovviamente Autel aggiornerà il tutto, quindi lo renderà sicuramente super competitivo, tutto quello che volete, ma attualmente è così. E poi invece, per quanto riguarda il segnale video, devo dire molto buono, anche perché lui trasmette su tre frequenze diverse, quindi 2,4, 5,8 e 5,2, quindi questo gli permette di avere veramente uno spettro di frequenze incredibili, che gli danno veramente un ottimo ritorno video. Il ritorno video mi è piaciuto, anche se comunque quello di anche DJI per quanto riguarda Air 2S è tanta roba. Probabilmente lui soffrirà molto meno se dovessimo fare delle riprese
in zone con molta interferenza, appunto per queste tre frequenze, soprattutto per la 5,2, devo dire che in quel caso probabilmente quella frequenza in più lo potrebbe aiutare tantissimo. Poi parliamo del controller, questo nuovo controller di casa Autel, che mi è piaciuto per quanto riguarda l'impugnatura. Quello sì, mi piace averlo in mano, è molto pesante, adesso non l'ho pesato, ma forse pesa anche di più di quello di DJI, non lo so, però a me è piaciuta l'impugnatura, mi piacciono gli stick corti, anche l'antenna in stile DJI, quindi comoda, che comunque non abbiamo le antenne fastidiose, però molto ingombrante, nel senso che il controller di DJI mi occupa mezzo spazio in un quadrato di questi, lui occupa tutto lo spazio perché è più ingombrante, quindi lo devo mettere in diagonale. E per uno come me che porta tanti droni quando va a volare, vi assicuro che avere tutti questi spazi occupati da un drone solo non va bene, soprattutto per un drone che sulla carta è simile a Air 2S. Però per essere un drone che rientra come caratteristiche pure a vicine o quasi identiche a quello che è un Air 2S, attualmente io preferisco Air 2S, molto più trasportabile, mi piace un pochino di più la sensibilità che ho nel pilotarlo, ovviamente un drone completissimo sotto tutti gli aspetti. Quindi ragazzi, le mie conclusioni finali riguardante lui, Autel Evo Lite Plus, sono: fotocamera, tanta roba, anche se incompleta dal punto di vista ovviamente software, minuti di volo, tantissima roba, ritorno video, tantissima roba, e poi mi fermerei qua. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato com'è attualmente questo drone, soprattutto quante cose gli mancano a questo drone, che prossimamente ovviamente Autel introdurrà, però chi lo compra sa che tutto questo gli manca. Quindi ragazzi, se questo mio video con le mie considerazioni e le mie opinioni riguardanti lui, l'Autel Evo Lite Plus, se vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!